questa supply chain, questo indotto ci aiuterà a sviluppare le nostre competenze anche sia a livello di modulo che di cella e serviranno per sviluppare una supply chain italiana, europea, in un futuro non troppo lontano. Abbiamo un headquarter a Suzhou che inizieremo a costruire alla fine di quest'anno e verrà pronto verso la fine dell'anno prossimo. E questa sarà la nostra base per la Cina e per l'Asia. E in più abbiamo una importante iniziativa upstream, quindi la produzione di celle, dove svilupperemo il nostro know-how che servirà per i nostri moduli, sempre in Cina, non lontano da Suzhou, per una produzione da 5 gigawatt di celle N-type ed è dove potremo anche installare una linea di celle IBC in un futuro molto vicino. Dopodiché, questa supply chain, questo indotto ci aiuterà a sviluppare le nostre competenze anche sia a livello di modulo che di cella e serviranno per sviluppare una supply chain italiana, europea, in un futuro non troppo lontano, e quindi portando queste conoscenze attraverso il know-how cinese lo porteremo in Italia e contribuiremo alla ricostruzione della filiera europea. Questo è il nostro piano. Questa linea produttiva italiana inizieremo idealmente la costruzione entro il 2024, purtroppo non è veloce come quella cinese, però inizierà e poi nel 2025 vedremo già qualcosa di concreto sul mercato. Sicuramente la tecnologia IBC, quella che noi abbiamo sposato interamente, sarà quella più efficiente e quella che utilizzeremo per l'Europa, anche per la Cina, ma per averla e per poterla sfruttare al massimo, perché possa essere competitiva e efficiente, metteremo una base di modulo tradizionale, di cella tradizionale, che è la cella N-type. E questo servirà come base sia per l'IBC, ma in un futuro, fra 5 o 10 anni, anche per le perovskite e per le tandem. L'ecosistema cinese del DET è molto dinamico, è molto business oriented e effettivamente danno forti, forti aiuti alle aziende, ma non aiuti nel senso che ti regalano le cose, comunque devi essere un healthy business e devi essere in grado di sviluppare il tuo business, no? Non danno i soldi a tutti. In Europa purtroppo a noi manca questo ecosistema perché sono completamente avversi al rischio. Non è che le banche cinesi non siano avverse al rischio, ma lo gestiscono meglio. Sanno quando bisogna abbassare le barriere e quando bisogna rischiare di più. Se non si rischia un po', nemmeno le banche riescono a crescere e sicuramente l'industria non riesce a crescere. Questo è quello che manca in Italia o in Europa. Assolutamente, ne varrà la pena, è un progetto che mi sta particolarmente a cuore, a me come italiano europeo, e cercheremo di fare di tutto per farlo decollare.